La mostra di Erio Carnevale, una pittura complessa, si trova alla Cavallerizza di Palazzo Sant'Elia fino al 30 maggio. Opere che si aprono soltanto in alcuni punti, facendo scorgere piuttosto che rendere del tutto visibile ciò che è nascosto dietro questi veli di colore. Queste le parole di Karl Plestre sulle opere del maestro modenese, trapiantato a Bologna, la cui esposizione sta ottenendo un grande successo di pubblico e di critica. Lo sentiamo. La pittura complessa è perché è la vita che è complessa. Ormai esiste una stratificazione di sentimenti, una stratificazione di ruoli nella società che non possono più essere rappresentati solamente da un aspetto del colore, ma soprattutto da un aspetto pittorico che ormai è dato per morto, ma mai sepolti in realtà. E la pittura ha questo grande ruolo, quello di cercare di interpretare il suo tempo e soprattutto quello di poter avere nel tempo un proprio ruolo. È caduto su Palermo intanto su una fondazione molto importante a cui io sono particolarmente affezionato dopo averla vista. E perché Palermo è una città che per il suo multietnicismo, per la sua capacità di essere calorosa, accogliente e soprattutto misteriosa, mi ha così attratto e mi affascina, e quindi ho desiderato portare una pittura che io definisco affascinante a Palermo, una città affascinante.